Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con la nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Sinfonia della Distruzione di Pyrex, ma anche Michelle Pfeiffer di Rose Villain e Tony F. Partirei proprio dal primo, che è uscito anche ieri, e che dire, finalmente dopo anni che se ne parlava siamo effettivamente vicini ad un album solista del signor Pyrex. Già lui praticamente ha accennato la cosa sui social, se non mi ricordo male, ma soprattutto basti pensare che Tony F è uscito con Untouched, Wayne con Succo di Zenzero volume 2, insomma il prossimo è Pyrex, e se dovessi fare una predict ve la butto lì, secondo me uscirebbe per settembre, perché per come me lo immagino io il disco di Pyrex non ha le vibes per uscire in estate, però poi magari uscirà, e era giusto una predict che volevo fare. Innanzitutto parliamo un po' del singolo, perché il titolo è una citazione ai Megadeth, e comunque anche in TDA diciamo che c'era in generale quell'attitudine proprio da rockstar. Tra l'altro leggevo adesso che è stato prodotto da un certo Katu, che non conosco, Drillioner, che vabbè abbiamo già avuto modo di conoscere, poi FCM, come volete pronunciare. Sicuramente tra i tre della Dark ad oggi è quello che ha mantenuto un pochino di più il livello, se si pensa anche a quello che faceva nel 2016, però secondo me in certi casi viene anche addirittura troppo esaltato, nel senso che lui adesso ha questa nomea ed è il più forte della Dark, alcune volte però secondo me non lo dimostra, nel senso che gli ultimi suoi featuring che abbiamo ascoltato mi hanno anche abbastanza sorpreso, ora non mi vengono nemmeno i titoli in mente, però altre strofe sembrano quasi una forzatura, non lo so, io la penso così. Vabbè, detto questo, comunque senza perdere troppo tempo andrei ad ascoltarmi Sinfonia della Distruzione e poi vediamo che cosa ne è uscito. Dammi tutto senza fare rumore. E gli amici vanno via. Va bene. Ombre. Dammi tutto senza fare rumore. Unexpected. Voglio sentirti. Guerra, voglio vita eterna, voci nella testa, musica violenta, siamo peccatori. Comandano, devo sex avec ma bitch. Siamo all'ombra delle bombe che boom boom crollano gigante cieli. Ok, la strofa alla fine è drill. Come armi, possono tagliarti, ti voglio rubare la stella polare per illuminare il buio. Ci posso stare, non è la canzone che mi aspettavo, detto sinceramente, però in realtà secondo me a primo ascolto vi dico che non è neanche così male. Parte in maniera molto chill, quasi da love song, però non ci mette molto prima di accendersi, e c'è anche un piccolo switch del beat che diventa anche con influenze drill. Questo vorrei aprire una parentesi, perché sicuramente la strofa di Pyrex non è rappata male, altro che, è stato bene sul beat, però secondo me non ha senso fare canzoni in stile New York drill, UK drill, che sia, se poi nei testi parli di tutt'altro di quelli che magari sono le solite tematiche appunto della UK drill o della New York drill. Mio personale parere, chapeau, no, però a parte gli scherzi, non lo so, non ci vedo molto il senso. Ripeto, ha rappato bene, l'avrebbe potuto fare anche su un'altra produzione qualsiasi. Come singolo pre-album vi dico che mette anche abbastanza curiosità e magari mi fa anche un po' capire quello che potrebbe essere il mood dell'album, magari a metà tra queste canzoni un po' love o comunque che strizzano di più l'occhio al pop e poi il solito stile di Pyrex distruttivo. Alla fine è valido, nel senso che dopo questo singolo sì, sarei curioso di sentire l'album. Va bene, Pyrex ci ha deliziato. Io passerei a parlare un po' magari di Michelle Pfeiffer. E prima di parlarne voglio capire chi cazzo è sta Michelle Pfeiffer. Ah ok, l'ignorante sono io. Forse l'avrei dovuta conoscere, perché è un'attrice americana che da quanto ho capito è stata quella che poi sta accanto ad Al Pacino in Scarface. Quindi ok, detto questo, Rose Villain più Tony? Wow, unexpected totalmente, perché non lo so, vengono da mondi separati direi. Rose Villain comunque l'abbiamo vista più volte associata, no, magari ad artisti un pochino più rap, più trap, mi viene in mente per esempio Gue, per fare un esempio, e quindi sicuramente vuol dire che lei alla fine dove la metti sta bene, perché fa la sua parte, ok. Sono curioso di Tony, e alla fine poi questo è un singolo proprio di Rose, quindi wow, cioè non me lo sarei mai aspettato, e quindi non lo so, ascoltiamocelo. Produzione di 6PM. Facci piano se non sai guidare una Viper. Frum, Viper. Ok. Dietro i vetri scuri, lega senza luci, puoi farti fuori. Bang bang, you shut me down. Trema tutto quando abbaia un rot, vai. Non ti piace quello che faccio. Ecco Tony. Non ti piace come lo faccio. Ti uso sto male, ma voglio rifarlo. Cuore di metallo, tu non puoi tagliarlo. Posso essere il tuo Tony. Vabbè, questa era scontata. Adesso di freddo, forno il piede sul pedale. Ok, va bene, allora tra le tante sonorità
che poteva prendere il pezzo, poteva magari strizzare l'occhio alla trap, strizzare l'occhio al pop, invece ha strizzato l'occhio un po' magari alla musica da discoteca, house, perché il ritornello alla fine, cioè io me lo immagino già anche suonato magari in qualche serata. Per il resto la canzone non è neanche male in quello che vuole essere, cioè vuole essere un pezzo molto easy da ascoltare così per vibare, magari in macchina con amici, e quindi vi dico che ci sta. Non lo so quanto me la riascolterei sinceramente, però in realtà magari per chi è interessato proprio in questo tipo di genere dice oh che hit. È composta dal pre-ritornello fatto da Rose Villain, il ritornello che nella seconda parte fanno insieme a Rose e Tony, poi vabbè una strofa di Rose e anche una strofa di Tony. Tony, parliamo un po' di lui, ha fatto quello che doveva fare in una canzone del genere, cioè non mi aspettavo niente di più e niente di meno. Bella la citazione al pezzo con Gue qui a Mentre piango sulla Lambo, che è proprio una canzone, cioè Piango sulla Lambo è una canzone di Gue e Rose uscita in Guesos, ma già lo saprete. Poi vabbè anche bella l'ultima barra, posso essere il tuo Tony, tu la mia Michelle Pfeiffer, che chiaramente è una citazione al fatto che lui si in un certo senso paragona al Pacino e invece la Michelle Pfeiffer. Vabbè, insomma, avete capito, poi se avete visto Scarface sicuramente lo saprete meglio di me. Che cazzo volete che vi dica di più? Vi dico, ah, tra l'altro visual video, vabbè, non voglio fare sta domanda che poi sembra un porco, chissà se hanno scopato. La produzione, ve l'ho detto, di 6PM, secondo me per quello che vuole essere la canzone, ripeto, non è per niente male, anzi ci sta un sacco. Comunque io non seguo molto Rose Villain, detto sinceramente, quindi non so se magari gli ha annunciato un album, questa canzone può essere un singolo, questo me lo direte voi nei commenti, così come mi direte magari cosa ve ne pensate di queste due canzoni, quale avete preferito, cosa ne pensate di Tony in Michelle Pfeiffer, della canzone di Pyrex. Davvero scrivetemi tutto quello che volete qui sotto nei commenti, che come al solito vi leggo tutti. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già invece attivate la campanella, così vi arriva la notifica per ogni contenuto che carico qui sopra. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social e ribadisco ancora TikTok, dovete seguirmi tutti là sopra, ma anche le mie playlist, il gruppo Telegram, mi raccomando entrate, condividete questo video con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo slat.